Scordato tutto. Come sto? Come si vede? Ok. Alfaretto. Beh, molto meglio così, molto meglio. Ok. Mamma mia. Oh, sono quasi emozionato. Allora, che dico? Che emozione! Ciao a tutti, cari amici di YouTube, da quanti mesi non dico questa frase? Mi ero quasi dimenticato di come si dicesse. Stavo quasi per dire ciao a tutti, cari amici di TikTok. Oggi è un giorno molto emozionante per me perché effettivamente riprendere dopo quasi 6 mesi di assenza da YouTube, grosso modo da quasi tutti i miei social, insomma, non è una cosa proprio facile facile. Comunque ci tenevo a fare un brevissimo video che mi permettesse prima di tutto di spezzare questo blocco che va avanti ormai da troppo tempo e anche per spiegarvi insomma che cos'è successo. Noterete una differenza, soprattutto ecco nello sfondo, non c'è più il mio letto, c'è una bella libreria, due belle billy di Ikea montate dal sottoscritto, con all'interno fumetti, fumetti manga, fumetti italiani, eccetera. Non dovrebbe essere una novità perché, insomma, nei miei social io ho cercato di spiegarvi strada facendo che cosa stava succedendo e il motivo della mia assenza, perché giustamente uno dice: ma che è successo, manetta matta? T'è preso un colpo, t'è preso il Covid, sei finito in terapia intensiva. No, niente di tutto questo, sto bene, sto benissimo. Semplicemente è successa una cosa molto bella, anzi, quindi il contrario di quello che pensavate. Infatti sono andato finalmente ad abitare nella nostra casa, la casa mia è di Serena. Oh, finalmente sono finiti i lavori, sono finiti un po' tutte quante le piccole grandi beghe, i mille mila giri che dovevamo fare per acquistare i mobili, le 300 miliardi di cose che succedevano e che bisognava riuscire a risolvere in tempi brevi. Ora non dico che sia tutto completamente finito, perché poi chi ha comprato una casa sa benissimo che c'è sempre da fare qualche cosa. Abbiamo ancora alcuni mobili da comprare, da montare, alcune cose da sistemare, però, grosso modo, la cosa più importante è che sono riuscito a ricrearmi una postazione per poter ricominciare a fare video e mi mancava davvero tanto. Durante questa mia assenza però ho continuato a pensarvi e con l'occasione l'ho fatto anche cominciando questa bella collaborazione con Domestika. Chi non conoscesse Domestika può farlo andando nel link che trova in descrizione qui al video. Questa collaborazione sono sicuro che ci porterà a grandi traguardi, sia per quanto mi riguarda, ovviamente con un accrescimento artistico, ma anche per quanto vi riguarda, perché attraverso di me voi potrete ottenere dei pacchetti di sconti oppure addirittura delle cose gratis, ma comunque ve ne parlerò in seguito. Vi devo confessare un segreto: purtroppo in tutti questi mesi in cui sono stato lontano da YouTube non ho avuto neanche il tempo di disegnare. Ebbene sì, faccio mea culpa. Quindi sarà emozionante ricominciare anche a fare i video tutorial che mi permetteranno con l'occasione di ricominciare anche a disegnare con la mia bella tavoletta grafica. Da quest'anno ci sarà anche Serena con me, visto che comunque adesso abitiamo insieme e diventa molto più semplice riuscire ad organizzarci per fare dei video insieme, delle live insieme. Attraverso le analytics di YouTube sto cercando di capire quali sono i video che vi interessano di più, così da poter creare un palinsesto che possa essere il più rappresentativo di questo canale. Sicuramente continuerò a fare i video tutorial, li farò in modo un po' diverso da come li facevo un tempo. Ho notato che video tutorial molto lunghi di un'ora, quelli che facevo un tempo, insomma, non vengono molto seguiti, anzi all'inizio c'è un bel seguito, ma poi via via, con il passare dei minuti, vedo che c'è proprio una carenza di interesse. Lo capisco perché stare appresso a un video per tutto questo tempo, insomma, può essere pesante. Quindi sto cercando di strutturare i video tutorial un po' come le serie TV di Netflix. Vi arriverà un pacchetto, una playlist già completa con dei video molto più corti, di 4-5 minuti l'uno, che però sono già completi, così che avrete la possibilità di iniziare a seguire e poi magari se avete un impegno o volete concentrarvi su una determinata
determinata tecnica, vi fermerete per poi riprendere diciamo nei video successivi. Penso che questo approccio ai video tutorial possa essere più interessante e anche più fruibile da parte vostra. Magari datemi qualche feedback in un commento qui sotto. Sicuramente riprenderò a fare da editor ai vostri fumetti, questa è una playlist che è sempre andata molto molto bene. Continueranno le collaborazioni con case editrici, ma anche con artisti, con singoli artisti. E sto cercando di creare una crew di artisti del disegno, da illustratori a fumettisti, così da poter fare delle live mirate che penso potranno esservi utili e potranno essere interessanti. Riprenderemo anche i Parliamone, ci saranno quindi dei video in cui si discuterà con Serena, faremo dei dibattiti su determinati argomenti sempre inerenti al fumetto e ci farà piacere appunto come sempre il vostro contributo attraverso i commenti sotto. Ricomincerà sicuramente anche il corso di disegno 2022, però sto cercando ancora di capire come poterlo sviluppare, perché così come l'ho sviluppato l'anno scorso è... Non funziona, ho notato che i video in cui faccio le correzioni degli esercizi non vanno per niente, non sono seguiti, allo stesso tempo diventa un lavoro immenso per me a dover andare a correggere singolarmente tutti i vostri esercizi e fare per ogni correzione un video, no? Quindi che comprendente appunto una registrazione, un montaggio video, capite? La mole di lavoro che c'è dietro. Colgo l'occasione per chiedere un consiglio anche a voi, scrivetemi in un commento qui sotto se avete qualche idea per poter sviluppare in modo intelligente il nuovo corso di disegno, quindi attraverso dei video che possono essere interessanti, quindi belli da guardare anche da chi sta dall'altra parte, e allo stesso tempo diciamo un corso che possa essere un po' più alla mia portata. Comunque mi ha fatto davvero un sacco piacere tornare ad essere parte integrante di YouTube e soprattutto ripresentarmi di nuovo a voi con un video. Per il momento vi saluto, spero che stiate tutti quanti bene e niente, ci vediamo prossimamente. Un bacio a tutti i matti del mondo. Tu puoi diventare tutto quel che vuoi, basta che lo vuole la tua mente. Su quel foglio bianco con la tua matita puoi trasformare il tuo presente. Segui i miei tutorial ed accrescerai le capacità per disegnare. Mettici l'impegno, non ti scoraggiare ed imparerai anche tu a volare un po' di più.